Beautiful anticipazioni puntate americane. Il primo incontro tra Will ed Electra. Proseguono le nostre anteprime che indicano che, dopo aver appreso del ritorno della cugina su iniziativa di Carter, Steffi vivrà le sue giornate in ufficio con grande nervosismo. Pur ritenendo Ivy talentuosa e capace, non vorrà saperne di assumerla. Preciserà che l'azienda sta attraversando un periodo critico e, per evitare ulteriori perdite, deciderà di rispedirla nella sua terra natale, l'Australia. Ivy, intanto, deciderà comunque di restare a Los Angeles e la vedremo in compagnia di Electra, figlia del consanguineo John, che porta lo stesso nome del fratello di Eric, John Forrester, recentemente scomparso e padre di Ivy. Una mattina, mentre percorre i corridoi dell'azienda in cerca della zia, la ragazza si scontrerà con Will Spencer, il giovane figlio di Katie e Bill. Will ha infatti scelto di iniziare uno stage presso la Forrester Creations, anziché presso la Spencer Publications, la competitiva azienda del padre. Durante la colluttazione, Electra lascerà cadere un campionario di gioielli sul pavimento, tra cui un bellissimo anello. Will lo raccoglierà subito e lo porgerà alla sconosciuta, completamente stregato dalla sua bellezza. La scena richiamerà ai telespettatori le classiche proposte di matrimonio delle soap. Infatti, quando più tardi Will incontrerà Zende, non esiterà a confidargli di sentirsi molto attratto dalla nuova arrivata, di cui non sa praticamente nulla. Nel frattempo, Ivy ed Electra decideranno di recarsi dallo zio Eric che, felice di riavere le sue nipoti in città, le esorterà ad alloggiare a Villa Forrester in attesa di una sistemazione definitiva. Al settimo cielo, Ivy spiegherà di essere ritornata dietro invito di Carter, che intende puntare nuovamente sulla sua linea di gioielli. Eric, nel frattempo, apprenderà che Steffi intende bocciare la proposta e, non comprendendo il motivo di tale decisione così drastica, le prometterà di indagare. E ci chiediamo, Ivy e sua nipote inizieranno a lavorare per la Forrester? Electra si innamorerà di Will? La sensazione è che assisteremo a un nuovo triangolo amoroso? Spoiler d'oltreoceano indicano infatti che Electra non catturerà solo l'attenzione di Will, ma anche di un altro Forrester? Di RJ, forse, reduce dalla delusione sentimentale con la folle luna Nosawa? Vedremo. Oppur di Zende che, come ben sappiamo, è figlio adottivo di Kristen Forrester e Tony Dominguez? Beautiful anticipazioni puntate americane. La sconvolgente scoperta di Brooke. Nelle prossime puntate americane di Beautiful, il flirt tra Hope e Carter rischierà di diventare di dominio pubblico. Qualcuno li sorprenderà in flagranza, mettendo a rischio per sempre la carriera della giovane Logan. In un nostro precedente post vi abbiamo rivelato che, dopo aver sostenuto la decisione di Steffi Forrester di cancellare la Hope for the Future a causa dei guadagni ormai scarsi, Carter cambierà improvvisamente opinione, mostrando inoltre un crescente interesse per Hope. Quest'ultima, incuriosita dall'avvocato, arriverà persino a respingere la richiesta di Liam di tornare insieme per riunire la loro famiglia. La giovane Logan, poi, chiederà al direttore massimo riservo sulla faccenda, per evitare scandali. Steffi, però, ha già intuito velatamente che tra i due potrebbe esserci qualcosa, specialmente quando, durante una riunione, Carter difende con determinazione il duro lavoro di Hope, senza però mostrare alla CEO le ultime proiezioni sulla linea, chiaramente in calo. Grazie a Carter, Hope sta cercando di dimenticare sia Thomas, partito per Parigi con la sua promessa sposa Paris, sia l'attrazione fatale per Finn, che ha causato tensioni, vendette e ripicche con la sorellastra. In Carter, Hope ha trovato un uomo totalmente devoto a lei, deciso a difenderla contro la Forrester. Walton, infatti, sta facendo di tutto per convincere i soci a investire nella linea di Hope, cercando collaborazioni preziose con altre aziende di moda, cosmetici e profumi per offrire alla clientela della Hope for the Future una soluzione completa. Il piano di Carter è stato accolto, fino ad ora, con grande entusiasmo da Ridge ed Eric, interessati al settore del lusso. Steffi, però, durante una conversazione con il giovane, non ha tardato a mettere in evidenza le potenziali falle del progetto, costi elevati, prestiti e oneri a fronte di guadagni esigui, soprattutto nelle fasi iniziali. Comunque sia, nei prossimi appuntamenti in onda sulla CBS, Hope e Carter continueranno a vedersi di nascosto. Fino ad ora ci sono stati soltanto dei baci molto passionali.
La Logan, infatti, sebbene fortemente attratta, è ancora parecchio confusa e vuole procedere con cautela. Tutto cambierà quando, un pomeriggio, i due decideranno di abbandonarsi alla passione in uno degli uffici dell'azienda. Proprio quando Hope lo inviterà a chiudere frettolosamente la porta, qualcuno entrerà, restandone completamente scioccato. Di chi si tratterà? Dopo i primi rumors che parlavano di Steffi o di Liam, adesso sappiamo con certezza che a coglierli in flagranza sarà Brooke Logan. La donna, scioccata nel ritrovare sua figlia tra le braccia dell'avvocato, inizierà a chiedere immediatamente le dovute spiegazioni. Nel frattempo Steffi, sempre più sorpresa dalle scelte imprenditoriali di Carter, inizierà ad indagare. Gli spoiler tacciono sul seguito, ma indicano che la relazione segreta tra Hope e Carter finirà presto sulla bocca di tutti. La Forrester, inviperita, accuserà la sorellastra di aver sedotto il CEO solo per i suoi infimi scopi. E, furibonda, prenderà una decisione importantissima, che lascerà uno strascico importante negli equilibri aziendali della Forrester Creations. Cosa deciderà? Ma ancora. Brooke, sempre più scossa, dopo alcuni giorni, si recherà al giardino per confidarsi con Deacon. Quest'ultimo sarà felicissimo di sapere che sua figlia stia trovando un valido sostegno in Carter, che definirà un alleato in grado finalmente di difenderla da Steffi. Determinato a conoscerlo meglio, si offrirà addirittura di pagargli una cena. Brooke, invece, sarà di diverso avviso. Terrorizzata al solo pensiero che sua figlia possa essere giudicata male, come accaduto a lei in passato, ammetterà di preferire un ritorno di fiamma tra Hope e Liam. Ancora una volta, Sharp boccerà la sua idea, sperando che Hope incontri una persona diversa dal suo ex marito, in grado di appagarla definitivamente. Aggiungerà, inoltre, che il triangolo Hope-Liam-Steffi ricorda fin troppo quello tra Brooke Ridge e Taylor, risultato dannoso per tutti i protagonisti della vicenda. E ci chiediamo, Hope è davvero interessata a Carter? E quest'ultimo sarà mai felice, date le passate storie d'amore con Quinn e Katie, naufragate dopo l'iniziale passione che le aveva caratterizzate? Vedremo. Questa storyline è solo agli inizi. Steffi, infatti, quando intuirà la verità, sarà irremovibile. E la vedremo schierarsi addirittura contro la cugina Ivy Forrester, richiamata a Los Angeles dallo stesso Walton per curare il comparto, gioielli, della Hope for the Future. Non saranno solo motivazioni economiche a spingere la Forrester a dichiarare guerra alla parente. Quest'ultima, infatti, inizierà ad orbitare attorno al suo ex Liam Spencer, cosa che non risulterà affatto gradita alla CEO. Insomma, ci aspettano momenti imperdibili. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.